Ciao a tutti, questa è la nostra nuova intervista per il libro del martedì e oggi abbiamo il piacere di trovarci con Caterina Bombincini, che ci ha ospitato in casa sua con questa bellissima libreria. E oggi le faremo un po' di domande per sapere più come è iniziato questo mestiere che l'ha portata a pubblicare tantissimi libri con diverse case editrici molto importanti. Allora, ciao Caterina, Ciao. allora. Come mai hai iniziato a scrivere? Come è nata questa passione che poi è il tuo lavoro? Ma io ho sempre voluto scrivere. Poi avevo fatto, all'università, avevo fatto lettere, mi ero laureata in storia dell'arte, però già scrivevo, facevo leggere i miei manoscritti alle mie amiche. Però ho avuto la fortuna di iniziare molto presto, più o meno alla vostra età, 24 anni, pubblicando con Einaudi, lavoravo lì, facevo uno stage dopo la laurea e quindi ho iniziato. Presto, che ha un vantaggio ma anche uno svantaggio. Posso dire che a 38 anni a questo punto ho 6 libri alle spalle per adulti, 2 per bambini. Dall'altro lato, secondo me, la maturità invece è importante nella letteratura. Quindi è bello iniziare presto, ma è anche molto difficile continuare, durare, perché oggi tutti cercano un nuovo scrittore, giovane, invece è ancora più difficile dopo, quando devi fare una strada graduale, un po' alla volta, e crescere continuamente. Ok, senti, c'è un momento della giornata che tu reputi più adatto per scrivere? A me piace il pomeriggio con questa luce morbida, soprattutto quella luce di Roma, molto bella. Lavoro in cucina e mi piace soprattutto di pomeriggio, a volte anche di sera. Di mattina, insomma, la lucidità della mattina mi è più utile per correggere le cose, magari o per leggere o per studiare, diciamo. Invece la parte più creativa è soprattutto da dopo pranzo, tutto il pomeriggio. Ok, di solito hai dei tempi particolari, ci metti molto, ci metti poco per scrivere un libro? Ma secondo me ci sono dei tempi che sono proprio fisiologici, cioè un libro scritto in pochi mesi non è un libro serio, perché devi avere proprio un tempo anche di rivederlo a distanza, quindi magari puoi fare in pochi mesi una prima stesura, ma poi ci sono le altre 20. E quindi un tempo sano secondo me sono i 2 anni. I 2 anni per un romanzo come questi, che sono sulle 300 pagine o 250, è un tempo giusto. E cose troppo in fretta non vengono mai bene, poi c'è anche un tempo importante di riflessione su quello che hai fatto, per cui da una stesura all'altra, il fatto che magari passi qualche mese e tu vedi le cose con un altro occhio, dopo 6 mesi le vedi con un altro ancora, dopo 8 in un altro modo, e quindi è importante che ci sia anche un tempo per te, per cambiare la tua vita, per essere sempre una persona diversa quando scrivi. E quindi se passano 2 anni, comunque magari hai fatto delle esperienze, delle cose che ti hanno cambiata e che ti aiutano a raccontare qualcosa di diverso, non perché parlo di me nei miei romanzi, ma perché se sei diverso tu hai uno sguardo diverso e quindi puoi raccontare una storia in un altro modo, imparando delle cose. E poi a volte può passare più tempo, ma magari sono anche tempi editoriali, non è detto. Il mio, diciamo, fin qui è stato occhio e croce, quello dei 2 anni. Che genere di letture ti piacciono? E soprattutto rispetto al tuo stile, puoi ritrovare tra queste letture, diciamo, degli autori di riferimento, dei maestri, tra virgolette? Ne ho anche troppi di maestri. Questa è la libreria, quella qua alle spalle, la libreria di autori stranieri, quelli selezionati, perché poi ne ho anche tanti altri di stranieri, ma questi sono proprio i miei preferiti, quindi come vedete sono parecchi. E io sono una lettrice onnivora, soprattutto di narrativa, perché ogni tanto leggo anche la saggistica, leggo anche la poesia, però sono soprattutto una lettrice di narrativa. Narrativa straniera in particolare, infatti adesso ho appena aperto da un giorno un blog sul Fatto Quotidiano, non solo sul blog ma anche sulle pagine di Cultura del Sabato, recensisco libri stranieri di narrativa straniera e poi nel blog, diciamo, se lo spazio sul cartaceo è ridotto, ovviamente insomma, online si ha molto più spazio, quindi si può parlare in modo più preciso di un libro, più diffusamente. E quindi moltissima letteratura straniera, molti classici, perché secondo me è importante, anche la nostra generazione, vedo, si formano troppo spesso solo su autori contemporanei, invece è importante avere delle buone basi, e i classici io me li sono fatti tutti e continuo a farmeli perché mi mancano ancora tante cose, quindi è importante secondo me avere un background bello solido. Poi mi piace molto la letteratura italiana perché secondo me invece è molto vivace, ci sono tante voci diverse.
non recensisco autori italiani solo per una scelta ideologica di fondo, perché sono una scrittrice italiana anch'io e quindi è una posizione che mi creerebbe un certo imbarazzo. Ho scelto di fare solo gli stranieri, ma non significa che non li leggo, anzi li amo moltissimo, sono molto curiosa e penso che molte persone della mia generazione, ma anche della vostra, che insomma, di 10 anni di meno segnano già uno scarto, hanno delle voci interessanti e tutte molto diverse, e quindi c'è un panorama ricco. Non è vero che è una letteratura moribonda, la letteratura italiana è viva, è come, e anche molto interessante. E detto questo, con la letteratura straniera è più facile perché c'è già un filtro, perché gli editori comunque prendono già degli autori che sono affermati nei loro paesi, quindi insomma, escono delle cose bellissime una dietro l'altra, e stare dietro a tutto è anche difficile. Però leggo moltissimo, sono veramente una lettrice forte, e questo mi sembra importante, non si può scrivere senza leggere. Giusto, più che giusto. Bene, ma un nome, sapresti indicarci un nome ad oggi di uno scrittore o una scrittrice che secondo te vale la pena di leggere? Ma appunto, come prima, quando abbiamo parlato un po' di queste cose, di libri, ti dicevo che secondo me sono tantissimi gli autori. Se devo dare un consiglio, posso dare un consiglio su una novità, per esempio, che è magari un autore che è ancora poco conosciuto in Italia, che è questo che su cui ho scritto, l'ho intervistato un mese fa, che è questo... non so bene come si pronuncia, Edward St. Aubyn, credo, e questo libro che si chiama I Melrose, pubblicato da Neri Pozza, ed è una saga di 4 romanzi per questo volume, e 4 romanzi che sono già usciti in Inghilterra, negli Stati Uniti, in tutto il mondo, che sono stati osannati da tanti altri scrittori come Sadie Smith, come Ennis, cioè non sono io la prima a dirlo. Però è arrivato in Italia adesso, non del tutto arrivato adesso, perché aveva già pubblicato in Audi uno di questi romanzi, ma era il quarto di una saga, non si capiva l'opera nell'insieme pubblicandone uno solo. Invece, ora che sono usciti tutti, secondo me questo è un grandissimo autore inglese del 1960, quindi un cinquantenne, il 5° romanzo so che uscirà l'anno prossimo, credo, e io lo trovo grandissimo, trovo uno che scrive in modo contemporaneo come Proust, come Mann, racconta una vicenda familiare che può essere paragonabile a quella dei Buddenbrook o a film come La caduta degli dèi di Visconti, di cui parlavo ieri, per esempio, pensando a questo libro. E quindi mi è piaciuto molto, insomma, questo per dire una novità, ma se mi giro ne tiro fuori in continuazione. Non è possibile, ci sono tante scrittrici che amo moltissimo, per esempio la Oates, per esempio Alice Munro, e queste insomma sono delle grandi, notissime. Lei prima mi diceva, mi segnalava Kundera, io di Kundera ho letto tutto e lo adoro, insomma, però ogni volta ne pesco uno ogni 2 minuti, potrei parlarvi per 2 ore, certo, con questa libreria alle spalle, soprattutto perché dico, ah questo, ah però anche questo, allora diventa bulimia proprio. E allora torniamo a parlare di te. C'è un libro, innanzitutto ti chiedo di dire i titoli alle persone che ci stanno ascoltando. C'è un titolo tra i tuoi al quale sei particolarmente affezionata? Uno dei libri, diciamo, il tuo libro preferito? No, direi il mio libro preferito no, perché non posso, perché ognuno ha la sua storia, ognuno ha il suo impegno, quindi tutti hanno un senso. Intanto vi dico che cosa ho scritto, che li ho qui. Dunque, ho iniziato presto, più o meno alla vostra età, 24 anni, e appunto questo era il primo, tre per Einaudi, il primo era questo, Penelope per gioco, poi Di Corsa, poi I figli degli altri, e qua arriviamo al 2006. Poi passo con Gardanti e pubblico L'equilibrio degli squali, questa è un'edizione tascabile che si trova adesso, e questa nella prima edizione nel 2008, poi Il sorriso lento nel 2010, il prossimo uscirà nel gennaio del 2014, sempre con Gardanti, non vi posso dire il titolo perché non lo so. Ci sto ancora pensando. Questo è il libro in programma. Questo è il libro in programma. Poi ne ho scritti 2 per bambini, uno con Feltrinelli nel 2006, credo, e l'altro nel 2011 con Salani, uno è un 2-3 liberi tutti, l'altro In bocca al bruco. Queste invece, rimetto via St. Aubyn, che se no fa confusione, non ho scritto io quella saga, magari mi sarebbe piaciuto, ma... queste invece sono le edizioni straniere, queste sono quelle di Gallimard, sempre dell'Equilibrio degli squali, del sorriso lento, queste sono quelle spagnole, questa è una turca, poi non so, mi ha comprato i diritti in Croazia, è buffo perché i libri anche a distanza di tempo vanno dove non sei mai stato tu, quindi hanno una loro vita che ti dà una gran gioia quando sai che vai in un altro paese anche piccolo. Queste le edizioni olandesi, questa quella tedesca, questa è un'altra spagnola.
Ecco qua. E quindi per darvi quest'idea, libri, dire, mi dicevi qual è il mio preferito, non c'è, non ci può essere, però c'è una differenza sul Sorriso Lento rispetto a tutti gli altri. Di questa differenza parlerò anche il 15, che vado allo IEO a un incontro al Teatro Dal Verme davanti a Veronesi, a tutte le pazienti dello IEO malate di tumore, dicendo che tutti gli altri libri per me sono solo carta, mentre il Sorriso Lento no. Perché il Sorriso Lento parla della morte di questa mia carissima amica, che era un'amica del cuore, che è morta nel 2008 a 33 anni, e quindi c'è una sfida diversa dietro, perché è un tentativo di tenerla in vita oltre quella che è stata la breve durata che le è stata concessa. E, no, lei si tiene in vita da sola perché ha un bambino bellissimo di 6 anni, però ecco, posso dire che il fatto che ogni lettore che il Sorriso Lento ha, che pensa a lei e che quindi la tiene viva nella sua anima leggendo queste pagine, fa un regalo a noi nella nostra battaglia. Dico, abbiamo vinto noi, un'ora di più, un pomeriggio di più, un giorno di più. E quindi la differenza tra il Sorriso Lento e gli altri libri è che c'è dietro questa tragedia e quindi uno spirito diverso. Avevo ovviamente uno spirito diverso quando l'ho scritto e c'è una sfida diversa dietro, perché è la sfida di farla ricordare e farla vivere nell'anima degli altri almeno. Che poi, se mi posso permettere, credo che sia una sfida vinta, perché l'arte ha il dono dell'eternità, quindi tu le hai regalato, penso, un piccolo frammento di eternità con il tuo libro. Speriamo, non so quanta ce l'ho io l'eternità, l'hai attaccata al mio carro, se fosse attaccata a quello di Thomas Mann sarebbe più tranquilla, però insomma sicuramente la mia battaglia l'ho fatta. Ho capito, senti, una cosa ti volevo chiedere, questa veramente il Sorriso Lento, avevo letto dei passi, è veramente molto molto toccante, bello, molto profondo. Di solito, io questa cosa la dico sempre, la ribadisco sempre, secondo me uno scrittore autentico, poi non solo secondo me, ma secondo Rilke, è quello scrittore che non può fare a meno di parlare di un argomento che è l'argomento fondamentale, anche se parla d'altro. C'è un argomento, ti faccio questa domanda, non l'ho mai fatta nelle interviste, però sorge spontanea. C'è un argomento che ricorre, anche se è velato negli altri libri, che ricorre nel tuo modo di scrivere? Sì, sicuramente è un argomento che c'è, a parte sono d'accordissimo con questa idea di fondo, perché penso che dietro ogni romanzo scritto in modo autentico, cioè sentito, e cioè non in modo furbo, in modo costruito, in modo artificioso, ma mettendoci qualche cosa di più, che è l'anima umana, non solo la bella scrittura, ci deve stare dietro una forte necessità, su questo sono d'accordo. E, argomenti, io scrivo spesso per tema, ognuno ha un suo argomento, il Sorriso Lento ha l'argomento della malattia, della morte, dell'amicizia, l'equilibrio degli squali, l'argomento della depressione, dell'amore, i figli degli altri, argomento non solo la maternità ma anche le nevrosi, insomma sono tanti temi, oppure di corsa il tema è la stupidità, quindi spesso scrivo per tema. Però se c'è una cosa che unisce tutti questi libri che ho scritto fin qua e anche il prossimo, che non so come chiamare, perché ancora... Un mistero, una sorpresa. Il prossimo lo chiamiamo, una sorpresa anche per me per ora, e ci sto ancora ragionando, hanno tutti in comune un tema, che è la fragilità umana. La fragilità umana che può essere vista nel Sorriso Lento proprio anche come fragilità fisica di una persona malata, della malattia, la fragilità davanti al dolore, davanti al lutto. L'equilibrio degli squali e figli degli altri è più come nevrosi, quindi depressione, attacchi di panico, atteggiamento nevrotico nei confronti della vita. Però quello che sicuramente unisce tutti questi libri e anche quello che verrà è proprio la fragilità umana. Allora, dopo questa bellissima risposta, io con dispiacere dico che è finita l'intervista. Andiamo a chiacchierare noi. Noi chiacchieremo, voi non saprete mai di cosa parleremo. E io vi saluto e vi ringrazio per averci ascoltati. Grazie a voi. Grazie a voi, grazie Ilaria. Ciao. Ciao.